C'è chi l'ha commentata a caldo, chi l'ha voluta leggere attentamente, approfondire e far decantare, un po' come si fa con un buon vino, per carpire meglio il significato e il messaggio. Noi siamo tra questi ultimi, stiamo parlando dell'ultima enciclica di Papa Francesco dal titolo Fratelli Tutti. E per questo, per una giusta riflessione, ci colleghiamo con chi segue le attività del Papa e della Santa Sede più da vicino ed è Giovanni Tridente, pronto in collegamento Skype, docente di giornalismo alla Pontificia Università della Santa Croce. Ben trovato, benvenuto Giovanni. Ben Buongiorno, un caro saluto a tutti. trovato perché per un certo periodo insomma, ci aggiornavi sugli eventi lì in Vaticano e in particolare sulle attività di Papa Francesco. Torniamo a questa enciclica, l'hanno letta tutti, dicevo nell'introduzione, e ce n'è per tutti, credenti, non credenti, populisti, liberali, conservatori. Il Papa vuole bene a tutti e ha pensato a tutti e non le manda certamente a dire, ma come sempre si rivela diretto anche nel suo messaggio. In un certo senso, non so se ci ritroviamo con il pensiero, ci chiede di ricordare i principi morali, gli obiettivi di una migliore politica, le nostre radici, l'etica, la Shoah, cosa ne pensi? Sì, a me leggendo questo testo che è abbastanza lungo, chiaramente va ripreso, va riletto ed è un consiglio che mi sento di dare, intanto di leggerla evidentemente, e poi di approfondire giorno per giorno i vari punti. A me sono rimaste impresse tre parole in particolare. E la prima è complessità. Complessità non intesa in senso meccanico come un qualcosa di complesso come lo intendiamo noi, ma complessità come la serie di fenomeni che riguardano l'umanità. E il Papa entra in questa complessità che in sostanza poi riguarda l'uomo e sviscera un po' tutte le questioni, tutti i temi, tutte le concatenazioni che riguardano la vita di ciascuno di noi e le implicazioni del nostro vissuto con le vite degli altri. E una seconda parola che credo che poi riassuma un po' diciamo, l'operatività rispetto a questa complessità è azione. Dobbiamo darci da fare, quindi dobbiamo mettere mani all'opera e ciascuno con le proprie competenze, secondo le proprie responsabilità, cercare di risolvere, di dare una luce a questo mondo che è pieno di situazioni da rivedere, da riaggiornare, da rimettere nei giusti binari. Questa azione, secondo me, ha a che fare con un duplice. Va verso un duplice binario, uno quello della collettività, e quindi si deve dare da fare la società, i governi, le nazioni, e l'altra quella della responsabilità individuale, cioè chiama all'azione ciascuno di noi, ciascun cristiano, ma ciascuna persona di buona volontà. È il senso anche delle encicliche, sono lettere circolari che non sono rivolte soltanto ad intra nella Chiesa, ma guardano al mondo in prospettiva. E la terza parola, che poi secondo me è un po' la visione profetica del Papa, è quella di sogno, sognare, sognare con speranza che ce la possiamo fare, possiamo riuscire a diradare le nubi e poi, ripeto, bisogna entrare nel concreto di ciascuno di questi punti, e li possiamo approfondire se volete, però. Credo che queste sono un po' le direttrici lungo le quali si muove questo testo che è lungo, va studiato e va meditato. Prendendo in considerazione la seconda parola che hai messo in evidenza, azione, in effetti si ha questa sensazione che sia indirizzata proprio a chi ha il potere di cambiare la società o di fare in modo che cresca. Secondo te l'hanno letta anche i capi di governo, i politici, questa enciclica e perché dovrebbero leggerla se l'hanno persa finora? Questa enciclica, secondo me, è un ottimo vademecum che sintetizza tutta la visione della Chiesa rispetto al bene comune.
non a caso si chiama un'enciclica sociale, che riassume un po' anche tutta la dottrina sociale della Chiesa. Non sono pochi i riferimenti al magistero precedente, penso ad esempio alla Benedetto XVI, Deus Caritas Est, oppure a Giovanni Paolo II, Centesimus Annus. Sono tutti riferimenti che rappresentano una continuità con il magistero precedente ed una visione complessiva della Chiesa legata evidentemente alle situazioni attuali, al mondo attuale. Se non l'hanno letta i politici, i capi delle nazioni, ma io direi ciascun individuo, ciascun essere umano, perché in fondo poi la responsabilità generale comunque parte dalla responsabilità di base di ciascuno di noi, di ciascun cittadino, è opportuno che lo facciano. Non tanto, ripeto, per una questione di adesione a dei principi di fede, facciamolo però per una volontà di volere tutti una società migliore e quindi cercare quelle che sono le chiavi per poter raggiungere questo obiettivo. Tu, da docente di giornalismo alla Santa Croce, che titolo accattivante daresti ad una tua lezione o ad un tuo articolo, magari ecco, sulla Fratelli Tutti, per far sì che riesca ad attirare insomma, l'attenzione di tutti veramente? Sono sincero, non ci ho pensato, però così nell'immediato, anche pensando a Giovanni Paolo II, che una volta parlando ai romani disse demose da fa, cioè diamoci da fare. Questa è una chiamata alle armi, se vogliamo, perché il mondo intorno soccombe per tante situazioni, per tante emarginazioni, tocca a noi cambiarlo, non verrà un altro da fuori a fare quello che compete a noi, quindi diamoci da fare. È bello, ci piace, confermiamo. Magari ecco lo spunto per mettere su nero su bianco, scrivere un pezzo. Giovanni, a proposito di giornalismo, a proposito di comunicazione, c'è anche un tema trattato nell'enciclica, l'illusione della comunicazione. In questo periodo, soprattutto nei primi mesi dell'anno, quando eravamo in pieno lockdown, la connessione digitale ci è sembrata utile per gettare ponti, però Papa Francesco dice che non è in grado di unire l'umanità. Ci sono dei rischi, e soprattutto in questo periodo, di un'apparente socievolezza scaturita proprio dai rapporti, digitali. Tu che ne pensi? Questo è un tema che lui ha affrontato anche in altri documenti in precedenza, per esempio anche nella Christus Vivit dedicata ai giovani. Però questa è una faccia della medaglia della proposta del Papa. Lui chiaramente fa una visione della situazione secondo questi criteri, però c'è tutto l'aspetto poi successivo a questa presa di consapevolezza, e cioè di non ridurre la comunicazione a strumento, ma a farci noi stessi comunicazione. E questa enciclica, ad esempio, tratteggia, secondo me, in maniera molto chiara e allo stesso tempo utilissima per quelli che fanno comunicazione, l'elemento del dialogo. E qui c'è una rivoluzione di intenti rispetto a questa parola. E invito ad approfondire questo aspetto. Il Papa dice chiaramente che il dialogo prende in considerazione anche quello che l'altro ha da dire e che può servire a me per comprendere meglio il mondo. Questo è un aspetto centrale, secondo me, che ci deve animare ad avviare questi percorsi di relazione con gli altri. E allo stesso tempo a superare tutte le cattivi, i cattivi usi della rete, se vogliamo, perché se io riesco a evitare i monologhi, entrare in dialogo, e cioè ascoltare l'altro e cercare da lui qualcosa di utile per me e per gli altri, evidentemente supererò sicuramente, diciamo, l'uso della rete sbagliato. E questo è quello che io mi sento di suggerire come lettura globale. Rispetto a questo fenomeno che troviamo in questo testo del Papa. Chi ti segue anche sui social e comunque segue i tuoi lavori, sappiamo che
riprendendo l'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, un tuo fratello ha scritto anche un libro a proposito di comunicazione, comunicazione sui social, dispute felici e infelici e come insomma uscirne vivi soprattutto. Giovanni, l'ultima domanda ti pongo, la direzione giusta da seguire è quella del Vangelo, ovviamente. Il contrario di società fraterna, ovviamente anche dopo il lockdown, in cui, periodo in cui dicevamo tutti saremo migliori, saremo più buoni, conferma invece ancora una volta tanto egoismo, tanta avidità, tanto materialismo e concorrenza sleale? Purtroppo. E il Vangelo propone una parola chiave, lo dice anche il Papa in questo testo, che è quella dell'amore. L'amore non inteso come puro sentimentalismo, ma come farsi, diciamo, prossimi a chi è accanto, ma anche a chi vive situazioni che sono un po' lontane dalla nostra comodità. E quella è la chiave rispetto alla quale noi possiamo cambiare il mondo. Lo insegna la Chiesa da 2000 anni, c'è bisogno di ripeterlo in ogni epoca, a seconda delle situazioni che ci troviamo a vivere. E in questa enciclica io credo che il metodo è offerto ed è dato dal secondo capitolo, che è quello del buon samaritano. E invito a leggere veramente questo capitolo perché secondo me è poi il fulcro attorno al quale sono spiegate anche tutte le altre vicende. Quello è il metodo che noi abbiamo per rendere un mondo migliore, occuparci di chi inizialmente non ci passerebbe dalla testa a cui dare credito, quello che fa il buon samaritano rispetto agli altri che in teoria avevano invece l'esigenza di servizio di occuparsene. Ecco qui, abbiamo il metodo, abbiamo la direzione giusta. Grazie professore, lo ricordiamo, sei a Roma in questo momento. Grazie per averci dato anche le indicazioni giuste per leggere anche tra le righe di questo documento, di questa nuova enciclica. Grazie ancora e magari ci ritroviamo prossimamente. Grazie a voi e auguri per tutto. Grazie.